ragazzi, questo video è per chi ancora, per quei pochi che hanno ancora nostalgia delle Bull Boys. Le state aspettando le vostre Bull Boys, non riescono ad arrivarvi, non ve le spediscono, non le trovate più, c'è questo video per voi. Ciao ragazzi, come vi avevamo promesso, un unboxing particolare, un unboxing di valore, un unboxing deluxe, un unboxing plus. Logo Nike, non so se avete già capito che cos'è, ragazzi, le Nike HyperAdapt 1.0. Il restock avvenuto fine settembre. Andiamo subito a vederle, sono una correzione oggi, sono fantastiche. Andiamo subito a vedere l'unboxing. Marco, fammi uno zoom di quelli che si fa solo tu. Allora, nella scatola abbiamo subito naturalmente un kit con dentro il caricatore. Quindi abbiamo i due, qui c'è il caricatore USB. Un attimo da parte, qua ci sono i due pod che vanno ad attaccarsi magneticamente sotto la scarpa e vanno a caricarla. Una carica, ho letto, dovrebbe durare, la carica di due ore dovrebbe durare all'incirca due settimane, poi dipende da quanto le allacciate, disallacciate, no? Quando utilizzate. Ecco qua il caricatore dei pod, i due pod che vanno sotto la scarpa a caricarla. Comunque, andiamo quello che tutti stiamo aspettando, a vedere la scarpa. Sbam! Ecco a voi ragazzi le Nike HyperAdapt 1.0 in colorazione oggi. Che dire, scarpa straordinaria, andiamo a vederla. Allora, innanzitutto sono asimmetriche, quindi sulla linguetta da una parte abbiamo la scritta Earl, che sta per, Marco? Electro Adaptive Reacting Lacing. Electro Adaptive Reacting Lacing, esattamente. Dall'altra parte avete il vostro logo Nike, naturalmente. Andiamo ad analizzare una scarpa. Marco, tieni la occhio, ho paura a lanciarla. Vale una milionata. Tieni, cominciamo a usarla, Marco. Allora, andiamo ad analizzare subito la scarpa. Abbiamo tutto il top in mesh. Mesh non morbidissimo, però qualche messaggio. Il logo Nike, la sfumatura che viene dal basso verso l'alto con delle righe, dei puntini verdi e blu, la nostra midsole interamente bianca, il back nero dove si vede, se adesso ve lo faccio, ve lo accendo, si vede lo stato della carica, full strap posteriore, midsole interna praticamente simile a quella esterna, sempre tutta bianca, sempre il nostro logo Nike con questo fade, puntini e strisce che va verde, blu, che viene verso il nero. La toe box totalmente nera con queste strisce nere, tutto il sistema di lacci, il lacing, non so dirlo, in plastica con dentro dei cavi di metallo che vanno a tirare la scarpa, quindi come funziona? E la linguetta interamente in mesh, barra leggermente forse imbottita, è Nabuc, però non sono sicuro. L'interno naturalmente la sua scritta Earl con logo Nike in blu azzurro. La cosa principale sta che il motorino sta qua dentro. Il motorino sta qua dentro, quando il piede va a schiacciare la suola, quindi c'è la pressione, la scarpa va a chiudersi in automatico sulla la chiusura che avete impostato, quindi va a portare alle stringhe la pressione che è stata impostata fin quando si adatta perfettamente al piede. Non vi va bene la vostra pressione, quindi andate qua, ci sono due tastini, li schiacciate e aumenta la pressione o diminuisce la pressione, vi faccio vedere. Così naturalmente adesso aumenta, così diminuisce e si illumina ogni volta che toccate il vostro pod qua sotto azzurro, sotto la scritta M22 dove si va ad attaccare il vostro pod per la ricarica, tutta la suola bianca e nera, la suola bianco e nero e niente, la scarpa è essenzialmente questa, diciamo la verità. Marco, zooma fuori che diciamo la verità. Allora, la verità va detta, ragazzi, sono qui per dirvi la verità, per dirvi la mia opinione, dovete anche voi farmi sapere quello che ne pensate. La scarpa è bella, è figa, è tutto quello che volete, ma non è comoda.
non è comodissimo, non è paragonabile su una scarpa col boost, non è quello che vuole essere, non vuole essere una scarpa comodissima, vuole essere un'innovazione dal punto di vista della lacciatura. Vuole essere un'innovazione, vuole essere la prima di una serie futura probabilmente di scarpe di questo tipo, con questo tipo di tecnologia. Non è neanche leggerissima, non è paragonabile anche qui a un Ultra Boost, a un NMD o qualsiasi, anche una Roche Runner Nike per dirvi. Non è così leggera, non è una scarpa super, una performance shoes o niente. È una scarpa che ha molto da dire dal punto di vista del design, ha molto da dire dal punto di vista della tecnologia e è figa. Marco, che dire, è figa, spacca, hype attorno forse, ma al tempo stesso è di nicchia. È una scarpa che ha un significato per quello che è, perché è un milestone. È iconica. È iconica, diventerà iconica e diventerà sempre più iconica. E quindi niente, l'ho presa, sono contento di averla, la indosserò. So che il price point è abbastanza alto, quindi molti magari dicono non vale i soldi che hai speso, fatemelo sapere cosa ne pensate nei commenti, assolutamente ognuno il suo punto di vista. Io sono contento di averla, la indosserò perché io le scarpe le indosso. Questa scarpa è disegnata da Tinker Hatfield, ispirata naturalmente alle Air Mag di Ritorno al Futuro, auto allaccianti, ha quindi tutta una sua storia, tutto un suo significato. È uscita appunto nel 2016, l'anno scorso, e riproposta quest'anno nel 2017, adesso ho fatto un restock e quindi sono uscite anche altre colorazioni. La mia preferita è questa, la colorazione OG, che era prima. Niente, quindi vi lasciamo a un fit review, una breve un fit review, mettiamo il piede dentro, vediamo che si accende tutto con le lucine di Natale e l'autolacing, vediamo come funziona l'autolacing. Togliamo la musica così sentite anche il rumorino che è questo. Perfetto rumorino. Bene, quindi fateci sapere cosa ne pensate sotto, link Instagram, Facebook, Telegram, siamo più di 120 su Telegram e ci scriviamo tutti i giorni. Ci auguriamo il buongiorno mandandoci le scarpe che indossiamo, le sneaker che indossiamo al mattino, mandateci anche voi, iscrivetevi mi raccomando e fateci sapere sotto questo video, fate subscribe, fate sapere cosa ne pensate di questa scarpa, dateci la vostra opinione e siamo curiosi di saperla e soprattutto cerchiamo di rispondere a tutto quello che scrivete, magari non riusciamo a rispondere subito ma ci proviamo.